Allora, Angelina Kim dal Kazakistan. Giochiamo la Aliekin. Aliekin e giochiamo la variante principale con cavallo D5. C4, cavallo B6. C4 può portare sia la variante dei quattro pedoni che la variante di cambio, e sono entrambe varianti critiche per i giocatori di Aliekin. E per D6 forse è quella messa meglio dal punto di vista teorico. E su C per D6 il bianco non ha problemi dopo che sviluppa il lato di donna e si mette così. Quindi giochiamo una variante molto scialba con E per D6. Questa è una variante che è senza pretese, nel senso che gli lasciamo il centro al bianco, gli lasciamo un gioco soddisfacente. Il bianco ha un piccolo vantaggio, però almeno la partita non può finire in 15 mosse. Quindi, come può benissimo succedere sulla 4 pedoni, ad esempio. Arrocco corto. Finiamo lo sviluppo di pezzi, poi al momento giusto reagiremo al centro con mosse tipo D5. Lei o lui, questo personaggio, Angelina Kim, sta un po' giocando col fuoco, però per ora tutto bene. Qua avrei potuto mangiare in F3 e guadagnare il pedone C4, ma avrei perso il pedone B7 e la torre, quindi non era una grande idea. Quello sincero, ok, ti ho risposto senza. Cioè, l'ho letto dopo il tuo messaggio. Quindi cavallo C6, dopo cavallo C6 sto ufficialmente minacciando alfiere per F3. Ora questa è una minaccia vera. Quindi su alfiere per dovrebbe giocare G per F, però. Ci sono tanti modi di risolvere questo problema. Dovrebbe essere veramente distratto. Tipo alfiere 3. Ok, cavallo D5. Cavallo D5 arriva velocemente, ma secondo me di 5 penso di poter mangiare qui. Perché se mangio questo, se mangio C4 dovrei essere al sicuro. Ok, probabilmente su donna per E7 può mangiare qua e giocare donna a 4 e recuperare il pedone. Però è una posizione comunque molto comoda per il nero, credo. Perché questo pedone è debole. E sì, vediamo se giocherà così. Ma comunque è piacevole il nero. La posizione del nero. Tranquilla. Serena, pochi problemi. Il cavallo gioca bene, il D4 è debole. Poi mi apre anche la B, che magari può essere utile. Alternative: giocare con il pedone in meno. Giocare col pedone in meno è una posizione un po'. Sì, hai due alfieri contro i due cavalli, però i due cavalli sono furbi. Ok, ha deciso di entrare in questa linea, ora donna a 4. E mo, pensiamoci bene, questa secondo me è una mossa importante. Per esempio, D5 secondo me non è così stupida come potrebbe apparire. Tipo, no, in realtà è abbastanza stupida. Non ho un modo di tenere il pedone, no? Perché perdo lui.
il nostro uomo. Vabbè, dai, cavallo B6. Cavallo B6 o D5, queste sono le opzioni. Perché ho paura che su D5, no, lui mangi qua. Io gioco donna D6. Presa, cavallo per alfiere F4. Questa variante non mi è chiara. Cavallo B5. Vorrei conservare un po' di chance di vittoria. Donna di 7, c'è questo in presa, eh. Ragazzi, c'ho anche il cavallo in presa, non solo il pedone. Questo è il problema. Dai, giochiamo cavallo B6, dai. Perché dobbiamo complicarci la vita? Cacciamo la donna da qua e giochiamo una posizione tranquilla con questo debole e questo debole. Non è proprio... Forse potevo ottenere qualcosina di più. Sono stato un po' arrendevole. Ragazzi, guardate bene le coordinate, altrimenti non ci capiamo, eh. Cioè, leggo tante scritte che non hanno alcun senso. Sì, madonna sulla seconda, va bene, è un altro modo di tenere il cavallo, ma ci sai, lo perdiamo sempre. Ah, per mangiare B2, questa è l'idea. Uff. Ok, però... Cioè, se vado in là con i pezzi, anche i miei pedoni diventano tutti deboli. Non mi piace troppo. Per F4, donna F5. Arriva torre 4. Ma veramente. Torre 4 seguita da torre 8. Se fa torre 1, allora cavallo D5 sembra fastidiosa. Attacco lui e se lo toglie cambio le donne e provoco questa bella cosa. Sei ironico, Marco. Non ti è piaciuta. Ok. Qua avevo detto che avrei giocato torre 4, no? Perché non la sto neanche considerando? Sarà così buona prima? Sì, torre 4 va bene. Ok. Alfiere H6 perde per via di torre G4. E dopo mi mangio l'alfiere alla prossima. Quindi questo alfiere va riportato in una casa brutta come 3. Però ora mi coordino bene. Gioco torre 8. Cavallo D5. E c'è una bella pressione sull'alfiere. Tutti i miei pezzi sono di colpo molto più coordinati. Se pensate che 5 mosse fa eravamo così. Il nero ha fatto molti più progressi. Torre A e 1.
Cavallo D5. Ok. Ah, alfiere H6 perché adesso torre G4 non si può. Però... ok, non bisogna dimenticarsi che sta minacciando matto in una. Però sembra... tanto rischiosa questa per il bianco. Vediamo se c'è una mossa vincente qua. Donna F6, alfiere G5. Donna per D4. Mi sono preso un pedone e siamo contenti. Questo dovrebbe addirittura bastare. Allora vediamo se c'è di meglio. Tipo donna G6. Cambia. E anche qua guadagnerei un pedone. C'è l'imbarazzo della scelta. Però questa mi convinceva di più, perché è vero che guadagnerò un pedone in ogni caso e quindi cambiare i pezzi mi sta bene. Ok, torre per E4, che senso ha? Ho avuto paura che ci fosse qualche pezzo che poteva arrivare in ottava. Ok. Però, cavoli, mi sembra di essere io quello che sta pressando. Ha più influenza al centro, quindi ho la sensazione che cambiare le donne mi tolga delle possibilità. Ok, donna B8. È una mossa inaspettata. Ah, donna B3. Minaccia sia donna B8 che questo. Ok, interessante. Good try. Non male. Sì, perde H6 ma guadagna D5. Vabbè, se torno indietro non perde il pedone, promesso. Donna E6, sì, donna E6, devo stare un po' attento perché comunque, cioè, non è che sia bellissimo concedere lo scacco in E8. Sì, donna E6 protegge tutto, ma c'è più di una mossa che protegge tutto, certo. Però bisogna stare un po' attenti, no? Donna E6, sì, donna E6 sembra che si possa fare, quindi la facciamo con un po' di paura. Sì, allora anche cavallo B6 difende tutto, però su cavallo B6 non guadagno più il pedone, no? Torna indietro in E3. Invece così è vero che gli concedo donna B8, però su donna B8 donna E8 cambia torre per e anche qua non guadagno più il pedone, però entro in settima. Sì, dai, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Ok. Lui, ricordiamo che ha comunque l'alfiere in presa. Quindi o gioca questa linea in cui cambia le donne ma entra in un finale brutto, oppure salva l'alfiere e... ok, mettiamo alfiere di 2, no? Qua cosa facciamo? H5. Pariamo il matto e andiamo a prenderci lui. Chi ci ammazza?
Sì, però donna B8, donna E8 non può mangiare in A7 perché c'ha sempre lui sotto, eh? Non dimentichiamocene che è in presa da un tot di mosse, quindi deve cambiare. Ha scelto per il finale brutto, scelta... Ok. Strana, però... Però pur sempre una scelta. Ok, re F2 non mi piace, io mi sarei catapultato a attaccare i miei di pedoni. Così posso gestirmela un po' meglio, forse. Tipo torre D3, torre C1, torre per D4, torre per C7, G6, torre per A7. Non è che sia proprio bellissimo, eh. Vabbè, vediamo. Vediamo chi ha ragione. Forse è meglio... Ah, ecco, forse è meglio mangiarmi questo. Torre C1, torre D2, re 3, così. Re F3, torre per... Proviamo a essere... a voler tutto. G6. Finalmente sto pedone è stato... Sto matto è stato parato e giochiamoci sto finale, dai. Sto finale estremamente vicino a essere patto, purtroppo. Devo cercare di tenere D6. E posso farlo soltanto se riesco a passare qua. Ok. Nonno Rio Mare, grazie mille per il Prime. Nonno Rio Mare. Questa qua prima o poi la dovremo fare. E così. Questo finale è vinto? È perso? È patto? Io non lo so. Quello che so, devo essere attento comunque. Torre A5, intanto creiamo questa barriera. Ok, questo non è un cambio che mi dispiace troppo. Adesso due pedoni passati. Devo stare attento perché F5 rischio di perdere, no? Torre H8 ed è persa la posizione. Che non posso mangiare in A7 per via di questo. Ora tagliamo ancora il re fuori. Possiamo avanzare fino a F5 ora. Sarebbe bello avere un'idea chiara su quanto possa spingere questo finale. D3. Secondo me è abbastanza in realtà. Stare attento a... Che appena centralizzo il re, scacco e mi va la donna. Appena... Se la torre può darmi uno scacco, è finita, eh? Ok. Limitiamo il re. Un passettino alla volta. Un passettino alla volta. Ora gioco re G4. Spero che non mi giochi torre F8, perché... No, è vinta anche su torre F8, dai. È vinta anche su torre F8. Quindi lui gioca così. Mi fa avanzare pedone F. H3 devo spostarmi in F4. Devo stare attento a ste robe. Ora su H3 vado in F3. Su praticamente qualunque mossa vado in F3. Pianino adagino. Ok, scacco. Ora farà... Secondo me ora fa torre G8. Quindi pronto a mangiare il pedone. Esatto. Ma qui dai, ci sarà Lucena. Ho il re davanti, il suo re è tagliato fuori. Spero di non sbagliarmi. Però il suo re è messo veramente male. Posso anche tagliarlo fuori per largo, come si dice. Okay, vediamo da che parte va e deciderò dove tagliarlo fuori. Ok, così perfetto. Così è Lucena puro. Ah,
Ok, F3 premove e ce l'abbiamo fatta. 10 secondi, ma perderà lui di tempo. Perderà lui di tempo, sto pensando troppo. Poi so esattamente cosa fare, quindi. Per una volta. Re G2, finale perso. Va bene, va bene, va bene. Re F1, F2 e tutti a casa. Vabbè. Probabilmente non si è accorto di avere pochissimo tempo pure lui, ma... Ok, ci sono... Probabilmente finale patto qua, però è abbastanza difficile da capire... Capire qual è il piano giusto per il bianco e... Insomma, non lo so, ero abbastanza fiducioso del fatto che si poteva vincere in qualche modo. Poi questi finali sono sempre molto difficili, si avrebbe bisogno di tanto tempo.